insieme a Patrizia Guarnieri, che è già connessa con noi, e a Marta Baiardi. Io vi do il benvenuto. Cerco di iniziare rapidamente perché, come sapete, nella modalità dialoghi il tempo non è moltissimo e quindi è utile dare subito la parola agli invitati. E a questo punto io vi presento rapidamente la serata di oggi. Il tema che affrontiamo si lega al portale che è stato curato proprio da Patrizia Guarnieri, docente dell'Università di Firenze di Storia Contemporanea, e che si intitola appunto Intellettuali in fuga dall'Italia fascista, migranti, esuli e rifugiati per motivi politici e razziali. Ne parliamo e la ringraziamo della presenza proprio con Patrizia Guarnieri, insieme a lei anche Marta Baiardi, che è membro del Comitato Scientifico del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Lascio la parola, se ho capito bene, a Marta Baiardi, perché poi si alterneranno, sono già d'accordo sulla struttura che daranno alla serata. E quindi Marta, benvenuta, Patrizia, benvenuta e vi lascio la parola. Grazie tante. Bene, grazie. A me tocca la prima parte della nostra serata in cui parlerò appunto del progetto. Patrizia Guarnieri, io lo chiamo il progetto Guarnieri perché lei è veramente l'ideatrice di questa cosa. Io sono una fan di questo progetto, per cui, come dire, lo sono perché l'ho usato e insomma non lo conoscevo bene, ho avuto modo di approfondire. Quindi sono molto contenta di questa possibilità che mi viene data. E parto proprio con le caratteristiche. Allora, un progetto di ricerca varato dall'Università di Firenze in occasione dell'80esimo delle leggi razziali nel 2018. Prego Patrizia di interrompermi se sbaglio qualcosa, perché. Allora, il progetto nasce da un'ipotesi di ricerca nuova e suggestiva, l'emigrazione intellettuale dal fascismo, e più specificamente i percorsi professionali e di vita, intendendo l'intera vita, degli intellettuali che lasciarono il paese a causa della dittatura e della legislazione anti-ebraica. Le tematiche riguardano gli ambienti di provenienza e di accoglienza di questi migranti, le reti di aiuto e di interesse che gli hanno dato appoggio, e poi lo studio della fuga dei cervelli dall'Italia, col conseguente rovinoso spreco di energie intellettuali per importanti settori dell'intelligenza italiana che il fascismo provocò, cioè una visione da questo punto di vista. Infine, il progetto illustra con la ricchezza tipica dei dettagli biografici, cosa è accaduto a questi esuli dopo la fine del fascismo e della guerra, chi è rientrato, chi non è rientrato, perché, le difficoltà che hanno avuto in Italia e altrove, e specificamente cosa trovano quelli che rientrano e quale brutta accoglienza quasi sempre gli toccò. È un progetto multiforme di ricerca, cioè intende muoversi su più aspetti, al di là anche dei mezzi, diciamo così, tradizionali della storiografia. Infatti si concretizza nella realizzazione, l'ha già detto Luca, di un portale che voi avrete modo stasera di vedere. Ve lo mostrerà la stessa autrice del progetto. È un progetto appunto che consiste in questo portale, non solo, poi ci sono pubblicazioni a latere, convegni, però diciamo che il cuore del progetto è il portale. Ed è un portale in progress, che significa che continua ad essere implementato. E anzi, c'è una richiesta di implementazione, perché poi questo funziona anche come passaparola alle famiglie, no? Quindi ha questo aspetto di essere un work in progress. È un portale bilingue, e questo è anche molto importante, non solo per diffondere la ricerca nella comunità scientifica, ma anche per avere accesso a degli archivi che poi possono, come dire, implementare il progetto. Quindi si tratta di anche, è un portale che veramente stabilisce delle connessioni centrali, ed è un processo open access, cioè si accede liberamente, gratuitamente e senza restrizioni dei materiali che la ricerca produce. Intendo dati, articoli scientifici, contributi, foto, bibliografia, è tutto lì. Questo io lo trovo una meraviglia, perché a volte ci troviamo a fare ricerche, poi incappiamo, questo no, questo è a pagamento, insomma, fantastico. Allora, il cuore del portale è un database. Oggi più o meno a più di 400 nomi siamo, ma se ce ne sono molti ancora che devono essere aggiunti e anche studiati, ce ne sono alcuni che sono in attesa o che stanno per essere studiati in questo periodo.
Ecco, nel database vengono dedicate delle pagine specifiche a questi intellettuali e queste pagine hanno una struttura modulare, cioè si tratta di un articolo scientifico originale. Scientifico vuol dire che è basato su dei criteri scientifici che ora cercherò di dire, è originale, cioè che non è frutto di altri studi, anche nel caso che si tratti di intellettuali che sono stati molto studiati. Qui ci sono intellettuali studiatissimi, penso ai fratelli Rosselli, e altri che invece vengono fuori solo ora in questa struttura. E questo articolo ricostruisce le vicende biografiche con la particolare attenzione a queste vite in movimento, come le chiamano sul portale, cioè queste alla mobilità. Quindi c'è questa persona, viene presa in esame prima, durante e dopo, e il profilo è accompagnato da note, bibliografia, fonti e moltissime foto che sono molto suggestive. Ci sono approfondimenti sui percorsi, sulle reti, sui familiari emigrati insieme all'intellettuale, una timeline, la mappa e appunto questa sezione fotografica. Ecco, per capire meglio di che cosa parliamo, mi riprometto brevemente di illustrare il titolo, perché è un titolo molto significativo, cioè ogni parola ha il suo peso e anche la sua, come dire, direzione interpretativa. Intanto intellettuali. Ecco, intellettuali, Patrizia so che preferisce forse displayed scholars, però che in italiano è traducibile studiosi spostati, poi spostati qui diventa quasi come quelli del film, cioè gli spostati, che invece in inglese ha tutto un altro significato, trasferiti, studiosi in trasferimento. Ecco, questo è un po' vita in movimento, potrebbe essere una traduzione più metaforica. Sono questi intellettuali da intendersi in senso lato, quindi non solo rispetto tra gli ebrei ai quasi 100 professori ordinari e straordinari cacciati dall'università a causa delle leggi antiebraiche del 38. E questo è un gruppo senz'altro molto importante, è un gruppo che è stato molto studiato, perché la documentazione amministrativa su di loro italiana è molto cospicua, c'è stata la cacciata, lettere, eccetera, ma è stato studiato soltanto negli aspetti istituzionali che riguardarono la cacciata. Nulla o poco si sapeva si è ricercato del loro dopo, cioè dove sono andati, che hanno, sì, vagamente, però non in maniera approfondita. Questo aspetto non era entrato nelle precedenti ricognizioni storiografiche. Invece questa ricerca segue appunto l'intera biografia professionale ed anche esistenziale. L'ampliamento dello spazio della ricerca riguarda non solo quindi gli accademici, ma anche il personale precario dell'università, gli instabili, quelli che avevano incarichi, che meno hanno lasciato deposito negli archivi, bastava non rinnovare certi contratti perché questi sparissero, e che meno tracce hanno lasciato in questo loro movimento, in questo loro allontanamento dalle istituzioni, presenze più umbratili e subalterne nella gerarchia universitaria. E poi ancora insegnanti e professionisti, avvocati intellettuali, professionisti radiati dagli albi, cacciati dalle accademie o semplicemente allontanati dagli studi presso cui operavano, non in maniera sempre facile da documentarsi, proprio per questa loro collocazione. E poi ancora, forse più invisibili di tutti, ci sono gli studenti e le studentesse, quelli che emigrarono per esempio perché non potevano iscriversi all'università, perché potevano finire il loro corso di studi solo quelli che erano vicini alla laurea, tipo Primo Levi, e poi anche questi neolaureati, quelli che anche riuscivano a laurearsi, poi comunque erano invisibili, e anche loro hanno incrementato quelli che se ne andavano. Ecco, quindi intellettuali significa che questa indagine è aperta anche a uomini e donne di cultura non legati all'accademia. Ecco, furono colpiti appunto tutti proprio per la loro collocazione sociale e gerarchica anche all'interno della società in maniera diversa, e poi se ne andarono naturalmente anche gli antifascisti, che questi erano semplicemente, diciamo così, perseguitati, scelsero di andarsene. Numerose in questa categoria le donne, casella più difficile anche ancora da riempire, data la non collocazione ai piani alti della gerarchia universitaria e anche data dalle posizioni invece, come dire, importanti, che pure importanti, cruciali, che occupano nelle famiglie. Quindi c'è anche questo aspetto. E poi naturalmente, dato che era una migrazione non individuale ma di famiglie intere, ci sono anche i bambini e i vecchi che questi si portavano dietro se riuscivano e che venivano comunque in qualche maniera aggregati a questi movimenti di popolazione. Allora,
non credo che almeno per ora ci sia da farsi dei problemi, diciamo così, puristici su eventuali suddivisioni in categorie di questi intellettuali. Ecco, per esempio, distinguendoli per gruppi professionali. Chiedo a Patrizia poi conferma di questo aspetto. Credo al contrario che ora questa formazione di una platea molto ampia, cioè una raccolta larga di nomi, sia carriere, esistenze, scelte, sia molto importante, perché possa, e che possa via via che si amplia, costituire, partire da lì per una categorizzazione, cioè anche per studiarli meglio. Ecco, sarebbe forse ingenuo, mi pare a me, però questo appunto chiedo a Patrizia, studiare gli avvocati, perché uno che parte avvocato non è detto che laddove arrivi poi faccia l'avvocato, come sappiamo bene anche dai nostri migranti, no? Noi abbiamo delle badanti laureate in biochimica e sono e voglio cercare biochimici, quindi magari ci saranno altre categorizzazioni storiografiche che vengono fuori proprio dall'accumulo di questa platea numerosa, quindi niente purismi. Ecco, potrebbe essere per esempio per mente, cioè chi, che destino aveva chi andava, non so, negli Stati Uniti piuttosto che in Israele e così via. Ecco, quanto alle fonti, anche qui ci sono una grande pluralità di fonti, fonti d'archivio, scritti autonarrativi, diari, lettere, carteggi e poi materiali ovviamente iconografici. Tra le fonti di archivio più nuove, mai usate nella ricerca italiana, che sappia io, su questi perseguitati dal fascismo, ci sono degli archivi delle associazioni coeve che aiutavano questi migranti, cioè reti che in qualche maniera fornivano, sia ebraiche che non ebraiche, che fornivano degli aiuti, anche reti a volte informali, a volte no, invece formali. Queste reti più formali hanno degli archivi con cui il progetto si confronta in USA, in Israele, se non ho capito male, probabilmente anche altrove. Seconda lema del titolo, migranti, esuli, rifugiati. Ecco, la difficoltà di classificare questa popolazione in movimento c'è fin da subito, anche da parte di queste agenzie che li aiutavano. Perché? Allora, è chiaro che l'accademico con una posizione forte arriva e dice io ero lì così, ho questa posizione, e probabilmente aveva già qualche contatto anche attraverso la comunità scientifica. Per posizioni meno forti e meno delineate era difficile anche per loro classificarli. Quindi anche la ricerca storica risente di questa partenza, diciamo così, non geometrica come ci aspetteremmo. Ecco, si tratta di migranti, esuli, rifugiati, e tutti quanti hanno una situazione molto differenziata all'interno, sia nelle scelte di chi si appresta a partire, cioè il dove andare, sia nelle mete, sia nelle reti di cui dispone, e non ultimo anche per i mezzi economici di cui dispone, per esempio quante persone si deve portare dietro, come parte. E il Castelfranco, per fare partire i figli, vendette, era uno storico, era proprietario dell'attuale villino dove c'è il museo dell'avventuriero che salvava tutti i quadri, che ora mi sfugge il nome, e lui era il proprietario. Qualcuno me lo suggerisce, vedo, ma se muovete, insomma, questo Castelfranco, che era uno storico dell'arte, e lui vendette la collezione De Chirico che aveva accumulato per fare partire i figli per gli Stati Uniti, cioè, quindi c'erano molte, partirono tutte e due, e fra parentesi poi hanno vissuto lì tutta la vita, però voi capite che le scelte nelle famiglie erano le più diversificate. Ultima cosa del titolo, per motivi politici e razziali. L'aggettivo politici è importantissimo, perché non ci sono solo gli ebrei. Infatti ho avuto la gioia di trovare, è un aspetto molto innovativo, cioè una ricerca che non sia, e in questo senso proprio la migrazione che rende indispensabile questa scelta, ecco, ampliata. È proprio la migrazione che accomuna ebrei e non ebrei, perseguitati o perseguitandi, diciamo così. E ho avuto la fortuna, dicevo, la gioia di trovare Camillo Berneri, che è un anarchico assassinato nelle giornate del maggio terribile della Barcellona in Catalogna, quando il Partito Socialista Unificato della Catalogna, insomma, si sconde nell'ambito della lotta intestina del fronte antifascista della guerra di Spagna, uccisero gli anarchici. Qui Orwell, omaggio alla Catalogna. Ce lo ricordiamo. Un altro espatriato di questa natura, cioè non ebreo, Giuseppe Paolo Stanislao Occhialini, che pure era iscritto al Partito Fascista, poi però fece il servizio militare a Lucca, ci ripensò, insomma, alla fine per diffusione fu beccato a diffondere materiale clandestino, e il padre riuscì a farlo emigrare in Brasile, insomma, da lì si apre una vita all'esterno. Ecco,
Dirò ancora due parole, poi spero di fare presto. Questo progetto è importante perché? Allora, intanto perché ha dei contenuti scientifici, come ho cercato di spiegare, alti e innovativi. Allora, uno, guardare, per esempio, ci insegna a guardare alle leggi antiebraiche con un occhio lungo, cioè con una periodizzazione lunga e una spazializzazione diversa, cioè che non è legata alla madrepatria esiliante. Questa è la prima cosa. Poi seguiamo questa, nella loro varietà, le singole esistenze di questi espatriati e le seguiamo proprio come è andata, cioè la loro riuscita, gli strascichi, i successi, pochi, per capire anche come ha inciso l'esilio su queste vite dei singoli, le vite intere. Quindi noi impariamo che troppo presto ci siamo fermati al periodo delle persecuzioni e a chi e come se l'era cavata, cioè chi era sommerso, chi era salvato, chi era stato aiutato. Invece questo getta uno sguardo lungo, rafforza il paradigma storiografico dello studio delle reti familiari, amicali, culturali, che è molto importante, cioè questi grappoli, no? Che sono poi la vita concreta delle persone, non si emigra così, non si vive soli e non si emigra tantomeno da soli. Queste reti hanno dato ottimi risultati anche nella ricostruzione delle persone. In altre parole, come l'onda d'urto delle persecuzioni investe queste reti. Ecco, questo è un altro punto che impariamo a usare meglio. Poi si delinea questa geografia, una geografia complessa, transnazionale, che misura le relazioni interebraiche, quindi gli organismi ebraici che aiutano, ma anche le relazioni degli ebrei con la società maggioritaria, cioè con altre reti. Ecco, e anche questo è un aspetto importante. Si misurano poi, infine, tristemente, le perdite, anche queste di lungo periodo, subite dalla cultura italiana da questa dissimilazione forzata millenaria della presenza ebraica italiana e di questi intellettuali che se ne devono andare. E infine il ruolo delle donne, ho già detto qualcosa prima, le donne non hanno posizioni apicali, quasi mai, ma hanno una posizione centrale nel darsi da fare su come, dove e quando emigrare. Cioè le donne conducono l'emigrazione proprio perché è la loro domesticità che viene investita e quindi, come dire, ne sono veramente protagoniste. Questo portale coniuga la facilità di accesso, ora lo vedrete meglio, con la qualità scientifica. L'uso didattico secondo me è molto indicato, perché senza rinunciare al contesto si possono impostare dei progetti basati sia sulle biografie dei singoli, sia sui corpi disciplinari, cioè i fisici, che succede di questi altri, eccetera, eccetera, e anche su quello che appunto abbiamo perduto, come dicevo prima. Ecco, le emigrazioni degli intellettuali dall'Italia non erano mai state studiate, cioè italiani, stranieri, donne, uomini, bambini, genitori. Precedenti storiografici ce n'erano, sono state studiate le emigrazioni, Alessandra Minervi ha studiato l'emigrazione degli intellettuali tedeschi, Klaus Vogt, che è mancato non molto tempo fa, ha studiato egregiamente l'emigrazione degli ebrei tedeschi in Italia, perché l'Italia dal 33 al 38 è una terra di rifugio, cioè dall'Austria e dal Terzo Reich partono per venire in Italia a cercare di salvarsi, trovano lavoro, qualcuno si sposa, costruiscono e poi nel 38 vengono, come dire, perseguitati addirittura per primi. E molti hanno studiato le migrazioni di oggi, ricordo i lavori della Salvatici, e anche, secondo me, la storia dell'emigrazione italiana di Bevilacqua, De Clementi e Franzina, che sono due volumi e che hanno questa bella cosa di studiare le reti. Infatti il primo volume si chiama Questi sono gli italiani e questa riguarda l'emigrazione italiana, non c'entra con la guerra, con le persecuzioni. E il primo volume si chiama Partenze e il secondo Arrivi, che è proprio questo movimento transnazionale. Ecco, concludo dicendo che, ecco, una piccola cosa, quanto agli aspetti psicologico-esistenziali, ecco, l'esilio, anche se non lo voglio intendere questa parola in termini storiografici, come metafora di quello che ho raccontato finora e che ci racconta il portale, l'esilio è sempre stato un tema cruciale nella cultura e nella letteratura occidentale, fin dalla classicità, che contrappone due archetipi, diciamo così. Il primo
Seneca e soprattutto Plutarco, che assimilano l'esilio ad un'immagine solare. L'esule, grazie anche allo stoicismo, vedono una possibilità che è offerta all'individuo, un percorso di condivisione con altri uomini, una sorta di apertura verso una dimensione cosmopolita dell'esistenza. La seconda, invece, sempre rimanendo nell'ambito degli archetipi classici, è rappresentata da Ovidio, che viene esiliato, se vi ricordate, in un posto sperduto dell'attuale Romania sul Mar Nero e lì ci muore, da Cicerone e anche dalle figure tragiche di Edipo e di sua figlia Antigone che lo accompagna, lui cieco, l'esule, Sofocle, Euripide, mi sembra. Ecco, per tutto questo aspetto, diciamo così, letterario e anche nell'antichità, l'esilio corrisponde ad una scissione interiore e sociale dell'io, a una profonda perdita personale e viene accomunato alla morte e il ritorno in patria misura, talvolta la reimmissione, talvolta un'irreparabile frattura. Ecco, queste sono suggestioni che possono avere una validità sul piano didattico, basta pensare a Dante, a quel che gli dice Cacciaguida nel 17° dell'Inferno, no? Tu, duro calle, eccetera. Cioè è tutta la letteratura, c'è tutta una letteratura anche poi del Risorgimento, degli esuli del Risorgimento. E poi oggi da Steiner, Todorov, Agota Christoph, cioè la stessa Arendt, tantissimi, fino al palestinese, fino a Said, ad Edward Said, che scrive delle pagine bellissime sull'esilio nel regno, nel segno dell'esilio. Ecco, l'elenco sarebbe molto più lungo. Questo volevo dirlo perché secondo me può essere una, rispetto ai suggerimenti didattici. Io credo che che questo portale abbia una, questo portale e queste suggestioni, nutrirsi anche di queste suggestioni letterarie, ecco, questo secondo me può portare a una bella libertà. E questo portale ha una dose di libertà perché fa respirare la ricerca, particolarmente la ricerca sulle persecuzioni antiebraiche, fa vedere quel che era rimasto sommerso e misura i disastri del fascismo. Quindi anche la didattica, secondo me, può trovare contenuti e metodi che invitano a percorrere una strada, diciamo, più creativa, non sterilmente celebrativa, come a volte ci suggeriscono di fare. Ricca di suggestioni, passibile di deviazioni, di qualche trasgressione, insomma un'esemplificazione vivente e in progress di come è andata a questi displaced scholar e contemporaneamente una lezione di metodo su come può funzionare la buona storiografia. Io concludo e penso che ora possiate veramente vedere queste, credo che Patrizia vi farà vedere qualcosa. Grazie Marta. Patrizia, prego, sì, può attivare grazie. Il microfono. Io ho il microfono acceso, giusto? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo perfettamente, grazie. Benissimo. Allora, ringrazio molto per l'invito, perché tengo particolarmente a un confronto con gli insegnanti e ho fatto io stessa qualche perlustrazione, qualche visita nelle scuole superiori per testare un po' l'effetto sugli studenti, poi ci sono anche gli studenti, insomma, all'università, ma mi interessava capire un po' l'effetto che poteva fare questo lavoro e ringrazio molto Marta Baiardi per come l'ha presentato, perché credo che abbia dato tanti spunti e vi proporrei anzi di, diciamo, di acchiapparne qualcuno per porre voi stessi domande, perché appunto è un tema, insomma, con molti intrecci, con molte questioni. Non so quale vi possa interessare o servire di più. Intanto vedo di andare alla condivisione dello schermo per farvi vedere qualcosa del portale e ditemi quanto lo vedete. Sì, ci siamo. Bene, lo state vedendo. Ecco, questa è l'immagine che avevo scelto e che avevo scelto ancora senza sapere che numero, diciamo, di figure femminili mi sarei trovata. È stata un po' un'intuizione, perché anche recentemente c'è stato un articolo da parte di una studiosa, tra l'altro anche una studiosa dell'immigrazione, che è Angelina Arru, che ha un po' polemizzato sul fatto che nello stesso dizionario biografico degli italiani la presenza femminile sia
percentuale circa il 4%, e diceva: ma come mai le donne non si vedano? Ecco, in questo lavoro le cose non sono per nulla paragonabili, ma attualmente siamo al quasi 24% di donne, che sono donne di immigrazione qualificata. Poi i numeri sono ancora di più, perché non necessariamente tutti i personaggi delle famiglie coinvolte fanno un'attività intellettuale, o sono, insomma, o si possono definire intellettuali. Però ecco, le donne ci sono, diceva appunto prima Marta Baiardi, sono importanti. Io, quando ho scelto questa immagine, non ne ho avuto, non avevo ancora dei dati molto precisi, però diciamo che mi ispirava a trovare, e non è stato facile trovare questa immagine, perché se voi andate a cliccare ovunque cercando l'emigrazione da Ellis Island, questo è Ellis Island, quindi prima, insomma, l'arrivo a New York, trovate le classiche immagini che forse abbiamo un po' tutti in mente, degli immigrati tradizionali, poveri, scarcagnati, le valigie con lo spago, no? Questa è Ci sono sempre queste immagini. Qui è chiaramente una donna, invece, non spinta dalla miseria, benché questa stessa differenza, immigrazione politica, immigrazione razziale o immigrazione economica, non deve diventare così rigida, perché poi questi hanno anche problemi economici. Rimangano senza lavoro, non si possono portare dietro niente, stanno perdendo, c'è un impoverimento, e hanno il problema di ritrovare un lavoro. Certo, cercano lavori qualificati, perché e hanno delle risorse, appunto, non quelle dell'immigrazione tradizionale di cui sempre si parla. Però, quindi l'immagine era un po' questa. E qual è stata? Vorrei far vedere un po' la struttura, ma poi forse raccontarvi un po' come è nata, appunto, per me questa ricerca. La struttura, in realtà, l'ha già detta Marta Vaiardi, ma magari vi può interessare vedere che una delle cose fatte è stato anche quello di mettere un apparato sulle leggi. E sono partita dal 25 e si arriva al 2000, la giornata della memoria, quindi sono poi cliccabili, e su questo ora ho tirato fuori quelle insomma, quelle più importanti del 38, quella rispetto alla scuola, oppure qui ne ero tirata fuori un'altra, che invece è quella del reintegro, e quindi del 6 gennaio 1944, che parla di riammettere in servizio coloro che qui sono definiti già licenziati per motivi politici, all'interno dei quali, vedete, sono anche al punto A coloro dell'articolo 2 ai quali siano state applicate le leggi razziali. Quindi ho tenuto a fare anche tutta questa parte legislativa, e appunto cliccando lo potete trovare, perché a volte, insomma, questo serve. Io ho cercato di raccontare le vite delle persone, ma rimane vero che queste vite sono particolarmente condizionate da quelli che erano i comportamenti della gente attorno a loro, delle istituzioni, delle leggi, e quindi questo serve anche quando si va a raccontare le vite. Poi c'è questo elenco, l'elenco alfabetico, che ora è circa 400 nomi. Questo elenco, se lo scorrete, vedete che, appunto, alcune voci non sono ancora evidenziate. Nell'ACI rimane soltanto lui, per ora, Gino Arias. In altre sono evidenziate alcune, ma non è detto che ci sia tutto. In altre, invece, diciamo, c'è tutto, ma questo tutto è, vediamo se ne prendo una,
una che, in cui vi dico, vi faccio vedere un po' il che ho rimesso in questi giorni, vediamo qual è la Bassini. Ecco, qui diciamo che ora c'è tutto, ma e il tutto in cosa consiste? Una gallery di fotografie, e qui vedete abbiamo la partecipazione di nozze, è una gallery di foto che sono state date prevalentemente dai parenti. Qui la protagonista di questa voce è lei, quindi si presenta, che era la Matilde Passigli, qui è con la famiglia, il marito è il soggetto che appare di più perché è lui l'espulso dall'Università di Firenze, professore di psicologia, anche se in realtà aveva facente funzione di direttore del laboratorio dell'Istituto di Psicologia, però in una posizione nemmeno di professore, una posizione precaria. Comunque lui è quello noto, lei sembra solo la moglie. Allora qui c'è la gallery, questo è il suo passaporto, attaccato per dei bambini, ecco, c'è tutta questa parte delle foto. Poi un po' come sempre la presento come fosse completa, perché sì, qui facciamo una mappa molto orientativa, ma che insomma ci dà l'idea degli spostamenti. Lei era, prima di sposarsi, stava a Madrid, di origine, insomma questo era il suo luogo degli studi, della sua vita finché non si sposa, poi si sposa, viene a Firenze, poi dopo, con quello che succede, raggiunge il marito con i propri figli nella Palestina mandataria, e quindi questa mappa dà l'idea. Poi qui ci sono i familiari emigrati, ecco, già qui manca qualcosa, quelli che in questi giorni devo ancora aggiungere. Qui c'è la sua timeline, insomma, le tappe della mobilità, dove nasce e che, a cui diamo una colorazione diversa quando diventa la mobilità in qualche modo straordinaria, cioè quella forzata dagli eventi. E qui lei ha queste referenze, che nel suo caso non sono nemmeno molte, però quello che vi volevo far vedere è che questa voce, che qui si può aprire tutto e che ora è 10 pagine, questa voce, se andiamo in fondo, ecco, vedete, c'è una data di pubblicazione del 9 maggio 19 e una data di aggiornamento del 10 ottobre 21, e non è ancora finita. Perché è successo così? Perché mi sono, una volta pubblicato, e questo succede molto, insomma, succede ormai abbastanza spesso, qualcuno, e questa ve la sto facendo vedere in italiano, ma il qualcuno potrebbe essere invece qualcuno che legge solo l'inglese e che l'ha letta in inglese, perché la voce c'è ovviamente anche in inglese, mi segnala qualcosa che fa ricambiare il tutto. Allora, questo spiega anche come fa ricambiare il tutto. Nel suo caso, che cosa cambia? Lei parte, a me sembrava come moglie. Io avevo scritto sì, che aveva fatto delle cose, ma insomma poi è venuto fuori che lei è una che poi va a insegnare all'Università di Gerusalemme, alla Hebrew University, dove peraltro non risultano, c'è un libro importante sulla generazione, la prima generazione di professori della Hebrew University, non appare neppure una donna, e invece lei insegnerà lì per anni, per molti anni, dopo regolare concorso, insegnerà letteratura spagnola, lingua e letteratura spagnola, e perché questa è la sua origine. Quindi
è partita come moglie e dopo la ritrovo come universitaria. È quello che diceva prima Marta Baiardi, cioè il dislocamento a volte è un cambiamento sicuramente nelle posizioni, diciamo anche nel ruolo familiare. Vi faccio vedere un'altra immagine che forse rende bene l'idea. In questo caso vado a cercare, all'elenco alfabetico mi è venuto in mente di farvi vedere, spero che sia qui la foto che volevo far vedere. Questa è anche lei, sembra solo una moglie, la moglie di uno scultore di Terbo. E vi vorrei far vedere, se la trovo qui, una foto che amo molto. Vediamo se la trovo però. Ecco, amo molto questa foto. Loro qui sono già a New York. Sono già emigrati a New York. E questa è la situazione che hanno creato. Vedete lei nello sfondo? Questa è l'Ada. E qui c'è lui, perché insomma, di nuovo il personaggio sembra solo lui, uno scultore affermato, ma quando emigrano, la seconda migrazione, perché prima si rifugiano in Francia, lui scrive delle lettere alla propria madre in cui racconta la vita che fa e dice: non ti rendi conto cosa sia non avere più una donna di servizio, dice lui alla madre, perché io sono qui che sbuccello i piselli, lavo i piatti, dato che i soldi arrivano solo dall'Ada Vera che lavora e quindi sta cercando di mettere da parte soldi in modo che io possa ricomprare il materiale per fare scultura, perché loro sono scappati e lui fa lo scultore, ma in America non ha nulla da mostrare, ha dovuto lasciare tutto dietro di sé, quindi sono impoveriti, lui non ha le sue opere da mostrare e lei qui dietro la tenda che regge tutto facendo la modista e avendo clienti d'eccezione, per esempio la moglie e le figlie di Toscanini, ma anche la sorella di Duke Ellington, che lei racconta, è una svestra a lei. Insomma, con questo e col fatto che lui ha tutto un suo giro e chiede aiuto all'organizzazione di cui si accennava prima Marta Baiardi, riescono a rimettere un gruzzolo da parte perché lui possa fare. Quindi lei sembra qui, però se non c'era lei, lui neppure riprendeva a lavorare. Allora, ora mi è venuto da parlarvi dei personaggi femminili, ma al contempo vi volevo parlare appunto di come io sono passata da una ricerca che è uscita con un libro pubblicato solo negli Stati Uniti, non l'ho pubblicato in Italia, e dopo aver fatto questo libro che riguardava alcune figure di cui avevo scelto di occuparmi, e che erano tutte diciamo, legate alla psicologia italiana, ho pensato che avevo bisogno di un altro strumento. Allora, sono partita in realtà da delle domande molto semplici. Le risposte sono complicate, ma le domande sono semplici. E a volte bisogna come riuscire ad essere capaci di nuovo di domande semplici. Non so come dirvi, a volte siamo come troppo influenzati dal modo in cui di solito si trattano certi argomenti, no? Allora, la mia domanda semplice è stata: ma questi, una volta espulsi, gli insegnanti di scuola espulsi, i professori espulsi, gli studenti che non hanno più i loro insegnanti, che non possono più andare a scuola, questi dopo che fanno? Cioè, la mia domanda era: cosa fanno dopo? Perché si parla sempre di queste espulsioni. Se ne parla sempre, sempre.
insomma, non è nemmeno tanto vero, perché i primi elenchi delle espulsioni sono venuti fuori nel 1997 dall'università, quindi ci abbiamo messo ben 60 anni per tirare fuori gli elenchi. Però una volta avuti questi elenchi, che sono stati fatti a partire proprio dai provvedimenti delle università, io ero curiosa di capire che cosa facevano questi dopo. E ero partita da dei nomi che sapevo che erano migrati, ma quanti erano, chi sono, chi non sono, su questo non abbiamo ancora per niente numeri. Dato che è un sottoinsieme degli espulsi, sinceramente io mi aspettavo che i numeri fossero molto più limitati di quelli che mi sono venuti da questo elenco di 400. E questo elenco di 400 è ora di circa 400, quando il portale è partito era 250. Infatti ogni tanto trovo delle recensioni che dicono un portale con 250 nomi, non altro, un portale con 300 nomi, perché appunto si stanno aumentando e a volte ne trovi uno e vengano fuori dei grappoli, insomma, no? Quindi vi faccio vedere un nome come Cohen Piran, lui è un chimico. Ecco, se vi faccio vedere il familiari emigrati, sono una quindicina, ognuno dei quali poi a sua volta con famiglia, moglie, cose, quindi trovi un nome e dopo. Allora, questi numeri di 400 comunque sono numeri soltanto, io a un certo punto sono stata sommersa e quindi ho detto, qui non ce la farò mai, come si fa? Non volevo parlare solo dei casi famosi, non volevo parlare solo più di una disciplina, l'ho fatto con questo libro che è sulla psicologia, una disciplina che peraltro si dice che non sia stata colpita dalle leggi razziali, se non in un caso, quello di Bonaventura, e che invece è stata molto colpita, molto molto colpita dalle leggi razziali e dal fascismo in generale. Però ecco, io non mi immaginavo quali numeri potevano venire fuori. Perché? Perché le nostre istituzioni che li hanno espulsi e i cui elenchi, ripeto, sono venuti fuori solo nel 97, sono istituzioni poi che ammutoliscono. Cioè l'obiettivo era di cancellare queste persone, di non addirittura proprio il rettore dell'Università di Firenze chiede delucidazioni al ministro per sapere se negli annuari si possono mettere i necrologi dei professori ebrei, e gli viene detto no, nemmeno morti, cioè non vanno proprio più nominati, come non vanno più dati in prestito, in lettura i loro libri. Quindi le nostre istituzioni cancellano. E allora come si fa a sapere dopo? Ecco, per me la svolta è stata, a parte dopo dei casi famosi, per me la svolta è stata andare a lavorare, appunto a fare ricerca a New York, dove c'è l'archivio di una delle maggiori istituzioni di aiuto per, appunto, loro si definiscono i displaced scholars. Quindi i displaced person in italiano si traduce profughi. Però profughi è una di quelle parole che subito si abbina a una tipologia abbastanza, di nuovo, non qualificata. Magari non è vero, no? Però la nostra associazione, i profughi, uno si immagina il campo profughi, si immagina... Questi non sono questo tipo di persone, però questi displaced scholars, appunto, che io sono andata lì a cercare, in questa associazione, ha un archivio con 6.000 nomi. Ora, tenete conto che
sono organizzazioni nate per gli studiosi tedeschi. Sono nate nel 1933. Questa è un'altra importante a Londra, che esiste tuttora, anche se ha cambiato nome, e ve la faccio vedere perché tra l'altro ha dato il patrocinio al nostro portale, così come la New York Public Library, perché mi hanno fornito il materiale che hanno di tutto quello che io gli ho chiesto, cioè nomi anche non illuminati, sono nomi di cui abbiamo magari del materiale, ma ci vuole tempo per fare queste ricerche, sinceramente. Allora, per me entrare in questo archivio, a lavorare in questo archivio, è stato un'illuminazione, perché appunto tutti questi nomi, ci sono anche gli italiani, sì, incomincio a cercare gli italiani. Se in tutta Italia si dice, cioè il numero delle liste del 1997 parla di 96 professori espulsi, poi c'è un articolo del 2004 che dice ne sono emigrati 43 e sono tornati 21. Allora lui ha detto, ma allora questi chi sono? Perché io continuavo a trovare nomi italiani che neppure conoscevo. Poi mi è venuto in mente di cercare i tedeschi, che invece appunto il libro di Voigt dice erano rifugiati in Italia, alcuni dei quali avevano rifatto famiglia, erano magari venuti molto giovani e si erano sposati con delle italiane, oppure studenti stranieri che qua avevano appunto preso la cittadinanza, avevano figli, si erano sposati. Ce ne sono molti, come vedete, anche di nomi stranieri. Quindi ho incominciato a guardare questo elenco e a dire, ma dove l'hanno trovati? Come hanno fatto? Ma questi chi sono? E anche se mi ero concentrata per questo libro sugli psicologi, su nomi che conoscevo già, poi lì scoprivo dei nomi, alcuni stranoti, altri invece sconosciuti, e devo dire quasi quelli che mi attraevano di più. Quindi lì sono venuti fuori tanti nomi e io per un sacco di tempo continuavo a dirmi, ma che lavoro posso fare, no, su questo? Come si fa a metterli fuori? In realtà questi elenchi di quell'archivio non sono sufficienti. C'è un sacco di gente che non è andata a chiedere aiuto, ovviamente, a queste istituzioni. Cioè, sono andata a vedere anche l'istituzione di Londra, appunto, e lì ci sono a volte gli stessi nomi, oppure ci sono nomi che si sono rivolti solo a loro. Ci sono varie organizzazioni e vari elenchi. Per esempio, in questo mio elenco ci sono un sacco di medici, tanti medici, ma questo è dovuto al fatto che non li ho trovati quasi mai. Questo è un medico di cui ho pochissima foto, ma in compenso c'è la sua voce, c'è un'intervista sua, era un medico fiorentino, tra l'altro. Ecco, ci sono tanti medici, e i medici, per esempio, in questa organizzazione non li troviamo, perché non chiedono aiuto a loro, perché c'è un problema particolare. I medici arrivano negli Stati Uniti, ma non hanno il riconoscimento della loro licenza, quindi non possono fare la professione, devono rimettersi a studiare per prendere la licenza valida in America. E questo sono, che fossero professori universitari, che fossero primari di ospedale, niente, devono ricominciare e mettersi a studiare. Allora questa associazione dice non venite da noi, le manda a un'altra associazione dei medici, dove peraltro io non ho trovato italiani, perché si vede le reti sono altre. Quindi anche questa associazione mi ha dato il senso di quanto materiale c'era, ma che sicuramente non erano tutti lì. E quindi lo strumento appunto del portale è servito al fatto che si può aggiungere, si può modificare, si può correggere, si può fare delle cose che un libro non consente di fare, e si può interagire molto di più con chi ci legge, oppure con chi ci ascolta.
questo, se volete, potete andarli a cercare, magari ai vostri studenti piace di più così. Qui c'è subito nella home page, abbiamo messo un dicono di noi. Poi c'è, intanto qui c'è la statistica degli accessi aggiornata, vedete, insomma, ci sono 127.000 accessi, gente è entrata a vedere il sito, che un libro non credo saremmo stati capaci di raggiungere questi numeri, cioè è molto consultato gli accessi da Google Analytics. Però oltre agli accessi, ecco, cerchiamo di metterci via via le cose che vorrei uscire da qui, ma non so più come farlo, perché non lo so. Ci mettiamo dentro anche insomma, anche ci sono dei podcast, delle interviste, delle cose che ci sono state, e devo dire alcune di queste sono state molto importanti, perché faccio questo esempio, ecco, io su questa Biancalani Shapira io l'ho trovata in questo elenco. Questa Biancalani è una che aveva un lavoro preciso nell'Università di Firenze, era una ricercatrice all'Istituto di Farmacologia e Tossicologia della nostra università, però non risulta espulsa da nessuna parte, e me la sono trovata invece che lei va a chiedere aiuto a questa associazione americana, si presenta anche a un'intervista, fa l'intervista. L'intervista è abbastanza incredibile, perché la persona nell'intervista, a sua volta, benché le voglia aiutare, ha tutta una serie di stereotipi sugli italiani. Anche questo noi dobbiamo mettere in conto. L'italiano emigrato a New York, in una città dove c'era già un numero di italiani enorme, dove c'era già l'Italia, dove c'era, a questi sembra persino strano che arrivino gli scienziati italiani, cioè sono preparati agli scienziati tedeschi, ma prima di prendere in considerazione che vengano anche dall'Italia, ecco, ho trovato tutti i carteggi nell'organizzazione e si domanda, ma che si fa con questi italiani? Ma... E ci sono tutti i commenti sull'aspetto di quello, sull'aspetto di quell'altro, su degli elementi che non c'entrano nulla con la preparazione scientifica. Comunque, trovo lei che si presenta a questa cosa, e quindi questo anche mi ha fatto cambiare di nuovo la prospettiva di ricerca. Lei non è espulsa nel 38, perché lei non è ebrea, è sposata con un ebreo, però viene buttata fuori molto prima. E se leggete la storia, leggerete la storia che sono riuscita a ricostruire, è incredibile. Cioè, qui viene, si lega la discriminazione a una essere sposata con un ebreo, a una forse abbastanza antifascista, e al fatto di essere donna, per cui il nuovo direttore, quando le sparisce il maestro, il suo maestro, il direttore, ne arriva un altro, si lamenta che lei non pulisce il laboratorio, lo lascia in disordine. Ma fatto sta, riesce a cacciarla e la manda a insegnare a un istituto tecnico a Viareggio. Tutto questo succede prima del 38. Lei, questo evento mi pare sia nel 36, e questa era una studiosa di alto livello, perché aveva avuto persino dei finanziamenti dagli Stati Uniti sulle sue ricerche, vedete, a varie pubblicazioni, insomma. Quindi è una cacciata prima. Da che cosa? Cioè, come lo puoi, motivi politici, motivi razziali, come lo definisci? Poi lei va negli Stati Uniti perché raggiunge il marito. Il marito era un medico straniero, eccolo qua,
lo trovo. E allora per raggiungere lui, lui parte da solo, poi appena riesce un po' a sistemarsi, appena Carlo riesce a sistemarsi, nel 40 lo raggiunge e ricerca anche il lavoro. Non farà più un lavoro scientifico, farà la giornalista alla radio per gli italiani e hanno varie peripezie, vedete, devono andare a Cuba per trovare il visto, per rientrare negli Stati Uniti, perché lui ha un visto soltanto provvisorio e quindi tutto. Quindi sono riusciti a ritrovare questa coppia. La cosa incredibile è che poi questa storia di lei ha colpito una giornalista e ci ha fatto una, sono state varie trasmissioni dedicate a queste vite ed è andato su Rai 3, raccontata in questo modo molto bello, come ha saputo fare Silvia Bencivelli. A quel punto mi hanno telefonato, mi hanno scritto i parenti dicendomi lei non la trova più, poiché io ero rimasta e non la trovavo più, perché questi avevano cambiato il cognome, avevano cambiato ovviamente tutto. E quindi io ne avevo, io e l'organizzazione di aiuto a cui lei si era rivolta, ne avevamo perso le tracce. Cioè, nell'organizzazione si trovano dei frammenti, ma poi se questi si sistemano non è che continuano a rivolgersi, anche lì finiscono. Ecco, quindi si tratta di incrociare fonti diverse, di raccontare. E quello, devo dire, di cui sono stata molto felice, è che i parenti mi hanno detto che loro non avevano idea che questa donna avesse avuto questo trattamento dall'Università di Firenze. Cioè, loro pensavano che fosse emigrata per raggiungere il marito, era lui il perseguitato, lei no. Invece c'è anche tutta una storia sua incredibile, che poi è una storia appunto di perdite nostre, no? E lì diventa il tema delle perdite. Allora, cos'è che forse fa vedere, poi mi chiedo perché se avete domande preferite, fa vedere questo modo anche di raccontare le vite concrete, di raccontare, vedete, le reti, da qui si clicca sugli altri che si sono conosciuti. Mi sembra che faccia capire che questo non è un problema separato, non è un problema degli ebrei, non è un problema delle vittime e basta, non è un problema solo dei perseguitati di allora. Mi sembra faccia vedere veramente che è un problema di tutti. Per la, a volte, normalità di queste vite, finché non vengano sconvolte, e le stesse domande ci dobbiamo fare, ma chi è che parte di più? Partono di più soprattutto quelli che hanno davanti un futuro e che non accettano di averlo perso e che hanno il problema serio di come fare, perché partono tante famiglie e perché le donne, no, hanno un ruolo importante, perché questi pensano ai figli. Dice, ma e che si fa? Questi non vanno a scuola, noi non si lavora, ma hanno 40 anni, hanno 30 anni, hanno a volte 18 anni, quindi che cosa fare? Ecco, il problema del futuro, mentre magari i professori ordinari, quelli di cui si parla di più, che erano vicini alla pensione e che non hanno nel 38 la percezione, cioè il rischio, non c'è ancora il rischio di vita, no? C'è l'umiliazione, la discriminazione, ma non è che si pensa allora al problema che, terribile che ci sarà dopo. Quindi alcuni di questi rimangono in Italia anche perché dice vabbè, se mi c'è una pensione, non hanno voglia di cambiare vita, non ce la fanno, oppure rimangono in Italia perché appunto sottovalutano il problema, ma anche perché pensano in qualche modo. Invece questi sono risorse che vanno via ed è molto interessante il fatto che vanno via con dei figli, e anche questo non l'abbiamo calcolato, invece io credo che vada calcolato, che a loro volta diventano risorse, sarebbero state risorse e che di nuovo noi perdiamo.
perché sicuramente se fossero rimasti in Italia avrebbero comunque studiato, vi faccio vedere questo, che è appunto un medico sposato con Bianca Maria Finzi Contini, quindi nome celebre ma non è la stessa famiglia, guardate qui quanti sono tutti legati alla sua vita, quindi gli intrecci, sono legati ai Rosselli, sono legati a Salvemini perché era stato studente a Firenze negli anni di Salvemini, era allora politicamente impegnato, però poi alla fine conta anche che hanno dei figli, uno dei quali è Paul Calabresi, è parte come Paolo, io ho messo solo, aveva 9 anni, e lui diventa uno dei più famosi oncologi negli Stati Uniti. Il fratello, che qui non c'è, che è Guido Calabresi, non c'è perché è vivente per fortuna, e con cui è diventato un grande rapporto. Guido Calabresi è stato il più giovane preside di giurisprudenza alla Yale University. Qui è un bambino di 7 anni, vediamo se da questa foto si vede bene, eccoli qua, questo è il padre, questi sono, lui è l'attuale giudice calabrese nominato da Bill Clinton e appunto il preside più giovane della facoltà di giurisprudenza Yale University, e questi sono quelli che non vorranno tornare in Italia, si sono formati là, mentre i genitori hanno molto patito anche le loro difficoltà linguistiche, il fatto di non di essere capaci in Italia, apprezzate, arrivano lì e devono rifare la gavetta, oppure non riusciranno mai a recuperare veramente sul piano linguistico, per esempio, la facilità in classe, oppure le pubblicazioni. Molti stanno 10 anni senza più pubblicare, perché non è la loro lingua. Ecco, i figli invece sono quelli che non sottovalutiamo, hanno un sacco di problemi pure loro. Molti di questi raccontano che sono bullizzati a scuola, diremmo un termine di oggi, in quanto italiani ed ebrei. Quindi non è che hanno una... Però imparano l'inglese benissimo, crescono lì, fanno, si formano, vanno avanti lì e dopo tornare in Italia dice sì, ma ecco. Oppure giovani che ci hanno provato, ma ugualmente... Vi segnalo il caso, perché vi rimarrà impresso, di Cesare Lombroso, che è l'omonimo del Cesare Lombroso antropologo e che parte è uno studente di medicina e cerca di tornare qua quando il padre viene reintegrato, e però non ce la fanno perché hanno perso i punti di riferimento. Dicevo prima, i casi famosi mi interessano meno, però i casi famosi insegnano molte cose lo stesso, cioè che ci siamo anche raccontati un sacco di storie edulcorate. La stessa Rita Levi Montalcini va via nel 49, nel 47, va via dopo guerra. Però lei dice che è la conseguenza delle leggi razziali. Perché? Perché il suo maestro non riesce più ad aiutarla, nemmeno nel dopoguerra, li passano tutti avanti, va via. Ecco, diciamo di nuovo, bisogna guardare prima e bisogna guardare dopo. Ecco, quindi, oppure la storia di un fisico famosissimo, Bruno Rossi, che tuttora è uscito un libro l'anno scorso e continua a dire che lui non è voluto tornare in Italia. Io ho trovato che lui ha chiesto di tornare in Italia e gli hanno detto è troppo tardi, ormai è passato il momento in cui potevi fare la domanda, ci dispiace. E lui va a insegnare all'MIT, cioè il massimo del massimo, e quando va in pensione a MIT va a insegnare a Palermo, perché lo chiamano a Palermo e lui ci va, sa il pendolare, cioè passa alcuni mesi in Sicilia a insegnare, Rossi, va alcuni mesi a insegnare là, e però continua a vivere negli Stati Uniti. Ecco,
è un'altra storia che ci siamo raccontati in maniera molto rosa. Non sono voluti tornare. A volte non sono voluti. Hanno detto per una questione, diciamo, di principio, di dignità, mi avete cacciato, non torno. A volte hanno cercato di tornare e non è stato facile, oppure non sono stati. Quindi diciamo che queste storie sono, a me sembrano tutte importanti, tutte molto in movimento e credo che dall'insieme si potranno fare anche delle ricerche per discipline, per destinazione, insomma, come diceva, infatti questo noi dovremmo rifare un po' il sito, spendere un po' altri soldi per rifare il sito in una maniera che consenta di più l'utilizzo di tutti questi dati che ogni vita ci permette di raccogliere. E il mio desiderio sarebbe che non solo i professori di storia e di lettere usassero questo sito, ma che so, il professore di fisica andasse a vedere, il primo Rossi, grande fisico, ecco, ha avuto questo, oppure i professori di insegnanti di musica o di, insomma, c'è assolutamente dentro di tutto e credo che questo, spero che questo parli molto anche ai nostri studenti di oggi. E dai miei sondaggi mi sembra di sì, ecco, mi sembra di sì, però aspetto di saperlo di più da voi e questo mi piacerebbe, ecco, che mi potesse dare un riscontro, mi diceste quali sono proprio i vostri suggerimenti, l'uso di queste cose. Io attualmente lavoro con delle classi di studenti negli Stati Uniti che sono di dipartimento di italiano e che molti sono magari, alcuni sono di origine italiana e che hanno scoperto appunto che c'è questo mondo di emigrati italiani che non è quello tradizionale che hanno sempre in mente. E devo dire che sono dei bellissimi incontri con loro, ecco, questa cosa è stata molto bella da fare insieme, quindi un po' diciamo ciascuno vede degli aspetti, no, a seconda di persone con cui si parla, quindi se avete delle domande, io forse ho parlato troppo perché non riesco mai a parlare poco, però se avete delle domande, non so se ora avete tempo di farle o se insomma. Patrizia, allora intanto ti ringraziamo. Intanto vedi già nella chat, non so se la visioni, ma insomma stanno arrivando i complimenti per il lavoro fatto. Allora, abbiamo pochi minuti, nel senso, ma è normale, lo abbiamo fatto tutte le volte, abbiamo sforato di qualche minuto rispetto all'orario, ma credo che se qualcuno vuole anche proprio rispondere al tuo invito, cioè che cosa, che utilizzo ne vedono, quale interesse potrebbe essere rispetto al mondo della scuola e dei professori, non soltanto di storia, sarebbe interessante sentirlo, comunque sono state tante le idee, le suggestioni che hai offerto. Quindi io lascio la parola rapidamente a chi vuole intervenire, che lo può fare in chat oppure semplicemente attivando il microfono e siete liberi di cliccare e di parlare, chiaramente. Però intanto i complimenti ti arrivano tanto sulla chat. Grazie. C'è qualcuno che rompe il ghiaccio? Posso rompere il ghiaccio io? Grazie Milva, benvenuta. Milva Segato dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sto in pigiama, ma via, non vi voglio deliziare con la mia vista, però vi parlo, vi saluto tutti e volevo dire appunto, a proposito di questo sito, che io l'ho utilizzato la primavera scorsa per una lezione che ho tenuto a dei docenti sulle famiglie Cassuto di Gioacchino,
e c'è proprio la storia di Anna di Gioacchino, e fra l'altro con tutti i riferimenti a Nathan Cassuto, poi al suocero Umberto Cassuto, che appunto era docente universitario e si trasferì in Israele subito dopo le leggi razziali del 38. In questo sito appunto mi è stato molto utile, l'ho apprezzato molto anche per tutti i richiami che ha, per tutte, diciamo, le sollecitazioni che mi sono state molto utili. Quindi un apprezzamento e un ringraziamento alla professoressa Guarnieri e anche a Marta Baiardi che l'ha introdotto. Bene, vi saluto e vi ringrazio. Grazie Milva. Intanto Michele Santoro mette un commento sulla chat e dice: mi sono permesso di navigare nell'interessante portale per la mole di informazioni e suggestioni, specialmente quelle fotografiche. Molto interessante e complimenti. Davvero un lavoro molto interessante e utile per avvicinare alla storia attraverso la microstoria, per far capire la concretezza delle scelte discriminatorie. A me pareva molto interessante anche la parte che tu dicevi, cioè ogni tanto ci raccontiamo sul fascismo italiano, non soltanto su quelle vicende che insomma sono più note, ma anche sulle piccole storie, proprio presentiamo delle immagini che sono veramente fasulle, che minimizzano le responsabilità, e quindi credo una delle cose importanti che fa il sito, che fa il portale, sia proprio questo: ci racconta delle storie che sono per niente scontate, per niente semplici nelle scelte che narrano. Non so se c'è qualche altro intervento. Vedo che molti sottolineano appunto le immagini, e noi si spera di rifare la piattaforma per valorizzarle di più, perché queste immagini ci sono venute per lo più dai parenti. Quindi io quando sono partita non credevo avrei trovato così tanta gente e così tanta disponibilità. Quindi è un lavoro d'archivio, ma anche poi in relazione. E certo diventa un archivio fotografico assolutamente unico, perché alcune sono venute dall'Australia, altre sono venute molte dagli Stati Uniti, insomma. Non si trovano tutte insieme.